Ma non ci posso credere! L'ho ripreso in video! Grazie! Lui è Fra ed è un illustratore specializzato in doodle e anche un grande appassionato di ciclismo. Ci siamo girati tutta Milano alla ricerca di bei posti da fotografare che poi potessero ispirarci dei bei disegni. Ma Fra aveva un segreto e non sapevo ancora cosa ci avrebbe atteso alla fine del nostro viaggio. Qualcuno di voi forse già lo sa, ma da poco mi sono appassionato al ciclismo. Quindi dopo essermi agghindato e bardato con la mia tutina super mega aderente, che mi faceva sembrare un rametto streminzito sopra la bicicletta, ci siamo mossi verso il nostro primo obiettivo, Parco Sempione. Sinceramente non sono andato molto spesso in giro per Milano, infatti mi emozionavo per le cose più stupide, tipo un cane che faceva il bagno, un piccione che ha cercato di aggredirmi, e tutto questo amore per la natura ci ha portato verso il nostro prossimo luogo, anche conosciuto come il luogo in cui dimorano i fenicotteri a Milano. Non lo conoscevo, ma evidentemente esiste. Abbiamo colto l'occasione per fare ancora un po' di foto in giro. Della chiesa in particolare avevo notato un'ombra, che non so come mai mi dava delle vibes un po' romantiche, che poi successivamente hanno ispirato questo disegno. Qui continuiamo a chiedere in giro, ma ci dicono che i fenicotteri non esistono. Eppure ci sono. Ormai ci conto. Andando in bici con Fra mi sono accorto che, a differenza mia, lui ha tutte quelle caratteristiche del vero ciclista. Quindi non rispetta mai il codice della strada. Criminale. Tagliava i semafori, andava avanti senza di noi. Questo è un video denuncia, fermatelo. Questo suo atteggiamento mi ha fatto particolarmente male. Mi ricordava quello di mio padre quando da piccolo andavamo a fare la spesa e io non potevo distrarmi un attimo, che a un certo punto spariva e lo ritrovavo 100 km più avanti. E così mi sono sentito, già abbandonato. È anarchico, però se ci aspetta è amico. Ma io vedo che se n'è andato. Infatti se n'è andato. Non lo vedo più. Anche perché tutta questa fretta in realtà non me ne ero accorto lì sul momento, ma era strana. E alla fine della giornata ho capito anch'io il motivo di tutta questa fretta, motivo che scoprirete anche voi alla fine del video. Dopo un lungo percorso pieno di interperie, intempervi, tante cose, finalmente eravamo arrivati dove c'erano i fenicotteri. Li abbiamo trovati. Trovati? Non è razionale questa cosa. Non so perché a un certo punto abbiamo aggiunto questa cosa dei fenicotteri, però finalmente erano lì. Erano lontanissimi, praticamente tre puntini rosa in mezzo a un giardino a cui non si poteva accedere. Ma ringraziando lo straordinario zoom dell'iPhone sono riuscito a scattare la foto, potendo quindi continuare il nostro viaggio verso la successiva destinazione. Visto che Fra continuava a rubarmi le foto, ho deciso poi a un certo punto di scattarne una speciale, una che sicuramente non avrebbe potuto rubarmi. Ho fatto delle foto a sgamo a Fra, vediamo se riesco a costruirci qualcosa. Poi tra poco in video ci sarà anche il momento in cui io e Fra ci confronteremo sui disegni che abbiamo fatto, così da vedere anche quelli che ha fatto lui, e spero che questo piccolo disegno dedicato a lui possa piacergli. Una cosa che ho notato è che mentre andavo in bici coglievo davvero tantissimi spunti per fare denuncia sociale, tipo le centinaia di macchine che parcheggiano lungo le piste ciclabili e la spazzatura che, non chiedetemi secondo quale legge della fisica, riesce ad aggrapparsi a te mentre vai in bicicletta. Questa cosa che ho appena fatto è proprio tempo buttato. Non vi disiscrivetevi, prego. Una delle cose che mi è piaciuta di più dell'andare in bicicletta è in generale vedere i posti, anche perché andando in giro ti accorgi che in città come Milano ci sono posti veramente molto molto belli. E questa cosa, anzi, mi ha anche un po' distratto, perché ero così impegnato a godermi questi posti che non mi ero accorto che Fra stava iniziando a rubarmeli. C'è sempre lui davanti. Siamo arrivati davanti a questa struttura che non capivamo molto bene cosa fosse, quindi ci siamo avvicinati per leggere il fogliettino, quello che sta davanti ai monumenti che ti spiega la storia o altri informazioni di questo genere, quando a un certo punto ci siamo accorti di una cosa gravissima, e cioè che avevano scritto tutte le informazioni usando il Comic Sans. Ovviamente siamo scappati subito per reprimere quell'istinto che ci diceva bruciate tutto, però prima una bella foto l'abbiamo fatta. Nel frattempo io continuavo a dire a Fra aspetta, fermiamoci un po' di più, facciamo altre foto, ma Fra continuava ad avere stranamente fretta e io semplicemente continuavo a dirmi ok, avrà un impegno veramente molto importante. Avevo davanti tutti i messaggi che mi volevano dire che stava accadendo qualcosa, ma li avrei notati soltanto alla fine di quella giornata. Anche se avevamo delle tappe ben prestabilite, comunque nel tragitto vedevamo dei posti interessanti e quindi ci fermavamo comunque a fare foto. Abbiamo fatto tantissime foto, magari molte di quelle foto non avrebbero poi ispirato dei disegni, ma nel dubbio noi le facevamo, anche perché non si può mai sapere dove si nasconde l'ispirazione. Durante un tragitto poi c'era un ponte dove forse scorreva un fiume, boh, non lo so, però sotto non c'era niente, e quindi la prima idea che mi è capitata è stata proprio quella di riempire quel vuoto con qualcosa di inaspettato, che
potesse giustificare questo ponte. Nel mentre che in realtà nasceva anche una piccola competizione, diciamo da ciclista a ciclista, dove io cercavo in tutti i modi, anche se sono molto meno allenato di Fra, di stargli dietro, era nata pian piano un'altra competizione, una sub-competizione, cioè chi faceva più foto e soprattutto chi le faceva per primo, per non farsi rubare l'occasione. Questo spot l'ho visto soltanto io, è un inedito mio, meglio non dirlo a Fra. Non so quanti di voi apprezzeranno questo video perché è un video diverso dal solito, ma volevo comunque provare a fare un contenuto di questo tipo, anche perché mi sono accorto di quanto sia bello andare in giro e fare, non so, street photography. Una cosa che avevo già fatto in altri video, in cui sono andato in Piazza Gaia a Aulenti, o anche, non so, al Castello Sforzesco, ma che nel momento in cui viene fatta così on the road, sopra ad una bicicletta, acquista tutto un altro carattere. Ah, è vero, poi ogni tanto mi scordavo di questa cosa, ma in realtà c'era anche Antonio con noi, che è il montatore che monterà questo video, quindi ciao Antonio. E facevo dei piccoli check sulla sua salute. Anto, te come sta andando questo viaggio? Bene. Io ogni tanto mi giro per vedere se sei ancora vivo. Anche se sinceramente avrei dovuto preoccuparmi più della mia di salute, visto che a un certo punto Fra faceva lo sborone. Una delle cose che ho notato, purtroppo però, è che la gran maggioranza delle foto veniva rovinata da una delle cose che odio di più in assoluto, cioè le macchine. Se mai un giorno dovessi diventare, non so, un dittatore che può fare tutto quello che vuole, la prima cosa che farei sarebbe far sparire le macchine e le sigarette, ma soprattutto le macchine. E quindi andando in bicicletta mi stavo accorgendo che la bici mi stava trasformando, stavo diventando un'altra persona, stavo iniziando ad apprezzare la natura mentre odiavo tutto il resto. Forse è questo che significa essere un vero ciclista. Se tra di voi c'è qualche ciclista, fatemi sapere se è così. A un certo punto siamo arrivati davanti a un grandissimo anfiteatro, veramente bellissimo, che mi ha ispirato in un modo assurdo, perché in quel preciso momento c'era il sole che era perfettamente alto e centrale all'anfiteatro, quasi fatto apposta. E così siamo arrivati al punto decisivo. Come vi ho detto all'inizio del video, Fra aveva in mente qualcosa, ma io non me ne ero minimamente accorto, fino alla fine del nostro viaggio, in cui a un certo punto dovevamo raggiungere un lago. Allora stavamo andando, poi vedo che stavamo superando il lago e dico boh. E ad attendermi c'era una delle sorprese più belle di qualsiasi foto e qualsiasi posto che abbiamo visto in quella giornata. Sapevo che avremmo organizzato qualcosa, magari che la sera ci saremmo visti con gli amici. C'era Francesca e sapevo che stava contattando un po' di persone, ma mai mi sarei immaginato che alla fine di quel momento ci sarebbe stata una vera e propria festa a sorpresa, un vero e proprio picnic dove abbiamo mangiato, ascoltato la musica, giocato. Ma non ci posso credere! Che bello! Cioè, e l'ho ripreso in video! Praticamente mi sono sentito come se fossi tornato bambino, anche se la verità è che di anno in anno sto diventando sempre più vecchio, fino a che a un certo punto tutte le rughe non ricopriranno il mio viso e i vermi mangeranno la mia faccia. Ma in quel momento non ci stavo pensando. Quindi per coronare quella bellissima giornata non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di fare l'ultima foto, la foto al panorama più bello di tutti. È passato qualche giorno e io e Fra abbiamo avuto modo di lavorare sui nostri disegni. Quindi andiamoli a vedere. Fra! Ta-da! È la prima volta che sei ospite sul mio canale. La primissima volta e sono troppo felice. Allora, intanto prendiamo i nostri due dispositivi. È proprio la stessa identica foto. Questo sono io che faccio questa foto. 3, 2, 1... Ma dai, ho questi qua erano occhi. La prima cosa che abbiamo visto era questo mega faccione e mi è rimasto impresso. Sai che io non ce l'avevo visto il viso invece? Mi sono immaginato come se nell'ombra ci fosse la principessa con il principe che viene a salvarla. Però effettivamente questi qua sembrano veramente due occhi, il naso. Sembra anche un po' una nonnina perché c'ha i capelli da nonnina. E poi c'è il tuo personaggino che mi tocca il sedere. Tra l'altro disegnare i miei omini da dietro, sai che fosse la prima volta? Sì. Infatti è stato molto difficile, sì, perché c'è, si può dire, il sedere. Sei il sederino. Ti è venuto bene il sederino. E ora lo scelgo io un secondo disegno. Questa qua l'avevo fatta anch'io, ma poi non mi riusciva a venire niente. Infatti sono curiosissimo di sapere come l'hai fatta. C'era un sacco di spazio che mi dava modo di fare qualcosa. Secondo te io che cosa ho fatto? Io ho scelto questa qua perché era particolarmente suggestiva. Proprio questo posto completamente vuoto, con questa prospettiva. Sembra un'arena, quindi immagino lottatori magari. 3, 2, 1.
No. Ho fatto Goku che si sta preparando a fare la sua sfera Genkidama. L'arena ci stava. A me la cosa che mi ha proprio colpito era il fatto che il sole stava proprio lì al centro. Io invece ho fatto una roba più suggestionale, diciamo. Tutti doodle nel cielo. Una delle cose che penso sempre al Parco Sempione è che è uno dei pochi posti a Milano dove hai la sensazione tipo del verde infinito, cosa che non è molto facile da trovare a Milano. E quindi l'hai continuato detto, anche nel cielo. Esasperiamola. Mi piace un sacco perché con questi doodle qui, no? Tutto quanto acquisisce un qualcosa di grafico. Ti ringrazio perché è stato anche un modo per sperimentare cose che non facevo da tanto tempo. Gli alberelli con le faccine e le fronde con le faccine. E qui ovviamente le tue solite. Vai. Non si può dire. Vai, allora scegliamo il terzo. Ah, ti ho fatto una foto a tradimento. Un sacco. Invece queste mi sembrano, non so, dei ragni. Allora vediamo. 3, 2, 1. Ho voluto ricreare un effetto un po' street art, diciamo, no? Come se l'arte uscisse fuori da te. C'erano anche questi effetti un po' tipo gesso. Ma che bello. Ma questo poi me la posso prendere? Posso prendere anche l'iPad? L'iPad no, però. Invece cos'è? Ma cos'è una balena? Sì, io ci ho visto un balenone pesciolone. Effettivamente non sembra. Cioè l'hai visto soltanto tu, ma con tutto il contesto ora ce lo vedo anch'io. Sai che cosa avrei aggiunto? Tipo Pinocchio. Un Pinocchietto piccolino. Un Pinocchietto da sì, da qualche parte. Il concetto parte di balena. Come è stato aggiunto il topo dentro Poké Poké. Che poi per tutte le persone che hanno visto il video che abbiamo fatto di Poké Poké, quello in cui abbiamo fatto il murales con 1000 gatti, a dare inizio al murales pieno di gatti con un topolino è stato lui. Poi andate sul suo profilo che trovate in descrizione per vedere il murales che ha fatto lui per il primo ristorante Poké Poké. Questa è la penultima. L'ultima. Questa foto te la invidio un sacco. Sì. Perché piaceva un sacco anche a me, ma era troppo difficile da fare con le mie cose. Questa l'avevo presa anch'io. Avevo in mente di disegnarci un drago che stava tutto attorno a questo coso. Alla fine non ci sono riuscito. Allora, 3, 2, 1. No, bellissimo. Questo qua? Sì, tantissimo. Dice che potrebbe nascerci un poster. Quotato. Allora ragazzi, se pensate anche voi che debba nascerci un poster, fatemelo sapere. Finora quello che preferisco. Mi sto immaginando proprio il gattino e si stiracchia sotto a questo ponte. Tu ci scherzi? Per cercare di fare qualcosa, capito, di particolare, stavo già pensando il dragone. La cosa più semplice invece a me mi è sfuggita. Ma lo sai che è la mia skill. Queste linee essenziali rendono tutto quanto stilosissimo. Un topolino. E il topolino di Poké Poké. E qui aggiungo la faccina. Nel momento in cui ci vedi la faccina ti senti già più felice, no? Perché vedi gli oggetti che esprimono emozioni, no? L'ultima non potevo non selezionarla. Visto che mi avete fatto la sorpresa di venire tutti quanti insieme per il mio compleanno. Ecco, l'abbiamo proprio fatta, beh. Sì, cioè che è la primissima volta che riescono a sorprendermi. Invece ho preso questa foto, questo palazzo solo, che era un po' triste. Allora, potresti aver fatto due omini giganti che lo abbracciano. Vediamo. 3, 2, 1. L'hai messo in mezzo alla città. Sì, gli ho dato degli amicini. Ma tu quando vai a fare questi palazzi qui non segui nessuna geometria? Tento sempre a mantenere la stessa angolazione, però sei totalmente a caso. È il tuo, vediamo. Io mi sono aggiunto visto che non c'ero. La cosa che mi piace fare in queste foto qui è sempre fare in maniera sproporzionata le cose. Quindi se mi sono aggiunto comunque enorme, gigantesco dietro di voi. Se vi è piaciuto questo video in cui andiamo in giro a fare foto, fatecelo sapere perché potremmo continuare ad andare in giro e magari venire proprio da voi. Se siete nascosti in qualche paesino vi troveremo e faremo una foto da voi. Noto adesso che abbiamo la stessa maglia. L'avevi notato? No, è proprio la stessa. Comunque, grazie mille a Fra per essere stato qui tra noi. Grazie a te. E mi raccomando, seguitelo su tutti quanti i social che trovate in descrizione. Ciao! Ci vediamo, schiappa!